Cari docenti, cari alunni, cari genitori e amici tutti, vi chiediamo di ascoltarci per costruire un futuro migliore. In questi giorni siamo stati bombardati da notizie dalle più gravi alle più disparate, ma mai abbiamo sentito parlare del futuro della scuola paritaria. Per questo tutte le scuole paritarie d'Italia lanciano oggi il loro grido d'allarme, insieme a quello della CEI, dell'USMI, della CISM, della FIDAE, della GIDAE e di tutto il mondo associativo. Un grido che nasce dalla verifica del disagio civico ed economico di tante famiglie e dalla sordità del governo che continua a trattare la scuola pubblica paritaria ideologicamente, come un oggetto estraneo alla convivenza civile e culturale di questo paese, elargendo briciole, trattandoci meno delle biciclette e dei monopattini, per i quali stanzia 100 milioni di euro per il 2020 e il bonus sarà pari al 60% della spesa sostenuta, meno degli ombrelloni. La scuola paritaria è per questo governo invisibile. Noi siamo gli invisibili per questo governo. Se guardiamo però il numero delle scuole cattoliche e gli alunni che ancora le frequentano, possiamo dire che non dobbiamo mollare questo settore vitale della vita e del futuro del nostro paese, questa sorgente di umanesimo, di pluralismo culturale. Con questo messaggio, le scuole pubbliche paritarie non vogliono soldi per sé, ma esigono che siano aiutate le famiglie, sia salvata la scuola pubblica tutta, i docenti delle paritarie non siano dei sottocolleghi di quelli che insegnano le pubbliche statali. Inoltre si è registrato un evento nuovo. I cittadini hanno cominciato a metterci la faccia, hanno capito che occorreva supportare questa convergenza con una chiara e determinata pressione attraverso l'invio di lettere al Premier, al Presidente della Repubblica, ai ministri, agli onorevoli deputati e senatori, attraverso le petizioni, le raccolte firme, i video. Possiamo dire che il messaggio è arrivato chiaro. Ora la classe politica è chiamata ad un atteggiamento di responsabile coerenza. Il decreto scuola e il decreto rilancio al voto in Parlamento dovranno prevedere aiuti concreti alla famiglia, salvando così la scuola pubblica, statale e paritaria. Il 19 maggio 2020 partono le votazioni in Commissione Cultura al Senato dei numerosi emendamenti depositati a protocollo, sito ufficiale del Senato, da tutte le forze politiche, sia della maggioranza come dell'opposizione. Ora tocca alla politica, ma noi vogliamo e possiamo sostenerla. Come? Attraverso un gesto simbolico che faccia rumore e coinvolga tanti altri cittadini, oltre ogni schieramento, per chi ama la scuola sa bene che questa è trasversale a tutto. Vi chiediamo quindi, nei giorni 19 e 20 maggio, il giorno che vede partire le votazioni degli emendamenti, di compiere un gesto simbolico che sarà aperto a tutti per diffondere i temi della libertà di scelta educativa, il diritto di apprendere, parità scolastica tra pubblica statale e pubblica paritaria. Appelli alla classe politica perché non condanni all'eutanasia il pluralismo culturale del nostro paese. Vi invitiamo per questo a diffondere questo video tra i vostri conoscenti e amici, di postarlo per chi lo volesse nei propri profili social per un grido che coinvolga più persone possibili. Il nostro gesto simbolico intende essere un rumore educativo, un rumore costruttivo. Un rumore educativo ed educato che parta dalle nostre scuole, ma che coinvolga i genitori dei 900.000 allievi delle scuole paritarie, i docenti, il personale della scuola italiana, gli amici, i cittadini, facendo nostro l'appello del Presidente della Repubblica. Ognuno di noi
può e deve far la propria parte per la liberazione dell'Italia oggi. Un rumore costruttivo che obblighi i nostri parlamentari che saranno impegnati nella discussione degli emendamenti nell'aula parlamentare a non lasciare indietro nessuno, perché o l'Italia riparte dalla scuola, da questo grembo dove si entra bambini e si esce cittadini di uno Stato democratico, o non ripartirà. O sarà disposta a fare i conti che c'è qualcosa che viene prima dei programmi, degli esami, del distanziamento sociale, che è quel di più della relazione educativa che può rendere adulto un ragazzo o non ripartirà. La scuola deve tornare a far rumore, perché è l'impresa più grande di un paese democratico, l'investimento migliore sul futuro, la grammatica più efficace di ogni integrazione culturale. Grazie da tutte le scuole paritarie d'Italia.